Io e il consigliere Paolucci abbiamo voluto portare in commissione di vigilanza questa vicenda perché ad ottobre del 2021 scadranno le 21 settimane di cassa integrazione in deroga per i dipendenti del CIAPI e da allora probabilmente saranno tutti licenziati. Abbiamo voluto riaccendere un faro di attenzione perché a distanza di 2 anni purtroppo non c'è ancora nessuna proposta di riassorbimento dei 9 dipendenti che ancora aspettano di trovare una soluzione. Nonostante tanti avvisi, ad oggi diciamo nulla è stato fatto. Poi c'è stato proprio l'aspetto che, meno politico ma più di vigilanza, ha riguardato la vicenda del commissario liquidatore che ha nominato 2 incarichi, pur prevedendo la delibera della sua nomina di commissario liquidatore del 2020 del CIAPI, la necessaria autorizzazione della giunta regionale, che a oggi è stato chiarito non c'è assolutamente. Assieme a questo non c'è alcun atto né giudiziale né stragiudiziale che è stato messo in campo dal commissario liquidatore nei confronti della Regione Abruzzo rispetto a una delibera di ricognizione del debito tra Regione e CIAPI di circa 10 milioni di euro. È una vicenda complessa quella del CIAPI, sono circa 10 milioni di euro di debiti di questa associazione, ma si continua ad opporre le giuste richieste di pagamento degli stipendi, richieste giudiziali a questo punto di stipendi e TFR dei dipendenti, aggravando ulteriormente con il pagamento delle spese legali tutta la situazione debitoria del CIAPI. Chiediamo, lo ribadiamo ancora una volta, il Partito Democratico vuole essere parte e aiuto di questo tavolo, un tavolo di confronto tra dipendenti, struttura del CIAPI, compreso il commissario liquidatore, e gli assessori regionali con i capigruppo, magari per portare il prima possibile in consiglio regionale una legge che consenta di riassorbire le 9 unità di dipendenti.